Siamo con Gianluca Falcomer, sindaco di Cintocommaggiore. Buonasera. C'è una polemica in corso per alcune affermazioni di un consigliere regionale in cui per lui in pratica un paese come Tegliavento, come Cintocommaggiore o altri come Gruaro, che sono paesetti piccoli, nella conferenza dei sindaci non dovrebbero in teoria contare come i paesi più grossi, cioè cambiare radicalmente il sistema democratico della legge 16. Ecco, so che i sindaci si sono un po' arrabbiati su questo perché, ecco, qual è la sua posizione? La legge 16, per come è nata proprio per dare un'autonomia a questi territori, un'autonomia di questi territori che ha una conformazione particolare. Qui non stiamo parlando dell'hinterland veneziano, dove ci sono comuni da 30, 40, 50 mila abitanti, stiamo parlando di un settore dove è stata confezionata per l'apposito una conferenza composta adesso addirittura da 22 comuni. Pensare di fare un voto proporzionale come fossimo in una società per azioni assolutamente non riuscirebbe a garantire, a preservare la tutela di questi comuni. Ricordo che se il tessuto sociale di questa nazione si sta tenendo è perché ci sono circa 8.000 comuni sotto i 5.000 abitanti che stanno dando, erogando ogni giorno servizi, beni ai propri cittadini. Senza questi comuni avremmo la maggior parte del territorio della nazione inselvatichito e abbandonato. Posizioni di questo tipo a me ricordano tanto quell'urbanesimo un po' arrogante di chi dalla piazza, dal balcone della piazza, guarda la campagna, il contado abitato dai servi. Noi non siamo servi di nessuno e siamo quelli che manteniamo anche noi il territorio. I nostri comuni hanno un PIL molto alto ed è forse per questo che si riescono a finanziare anche tante opere di città che si trovano anche nel litorale.